Buon inizio settimana e bentrovati a Prima Notizia, il nostro appuntamento quotidiano dedicato alla rassegna stampa e a tutti i primi aggiornamenti dalla Basilicata. Tanti, come sempre, gli argomenti che andremo a trattare nella nostra mezz'ora insieme anche in questo lunedì 22 gennaio 2024, ma questa mattina partiamo dalla politica con la marcia di avvicinamento verso le regionali di primavera, stallo nel centrodestra sulla scelta del candidato alla presidenza della regione. Se Forza Italia insiste sul Bardi bis, da Fratelli d'Italia richiamo all'umiltà, termine utilizzato dal vice ministro Cirielli, intervenuto ieri a Potenza al congresso provinciale del partito di Giorgia Meloni. Il punto con Mara Risola. Chiuso il braccio di ferro con la Lega sul candidato per le regionali in Sardegna e la partita in Basilicata a tenere banco in un risico che tiene dentro il fronte sul terzo mandato. Il carroccio punta a quello per i governatori con l'obiettivo di blindare Luca Zaia in Veneto e su quello per i sindaci dei piccoli comuni da portare in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. La soluzione su chi guiderà la coalizione per le regionali non è ancora data per imminente. In attesa delle decisioni sull'Election Day, l'accorpamento con le europee, le regionali lucane potrebbero svolgersi anche ad aprile con la possibilità dunque di procrastinare ancora ogni tipo di ufficialità. La soluzione di Giorgia Meloni, leader del principale partito di centrodestra e che i sondaggi premiano più del doppio di Lega e Forza Italia messe insieme, è proporre un candidato civico con un profilo come quello di Francesco Somma, presidente di Confindustria Basilicata, o Francesco Di Ciommo, avvocato e prorettore della LIUIS. Le trattative proseguono, come pure il pressing di Tajani sul Bardi bis, posizione in qualche modo smontata dal vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, intervenuto a Potenza al congresso provinciale di Fratelli d'Italia. Citando il presidente della regione in carica e riferendosi alla scelta del candidato del centrodestra alle elezioni regionali, Cirielli ha pronunciato 4 volte la parola umiltà, 2 in diretto riferimento a Bardi e 2 in riferimento ai rapporti nel centrodestra. Per quanto riguarda Bardi, Cirielli ha parlato di una umiltà che in questi anni è mancata e anche ultimamente sarebbe da recuperare, come da recuperare il più presto per il viceministro e il confronto sincero e rapido tra le forze della coalizione di centrodestra. Ed è questa la notizia che ritroviamo in primo piano sull'edizione odierna della Nuova del Sud. Bardi, c'è chi farebbe il presidente meglio di lui. Scintille nel centrodestra, Cirielli di Fratelli d'Italia da Potenza attaccano una umiltà. Intanto sul fronte opposto Chiorazzo va avanti e punta il dito contro Pittella. Da Senise messaggi ad Azione: non cedo a chi con un passato nel centrosinistra non ha ancora deciso da che parte stare. Il punto di vista di Nino Grasso oggi si occupa invece dell'assessore Fanelli e l'opportuno corso manageriale per il suo collaboratore. Spazio poi purtroppo alla cronaca, accusa un malore in auto, Valdagri in lutto per Don Antonio Petrone, a 58 anni l'addio al parroco di Marsico Vetere. A Matera le parole del sindaco Bennardi: sindaci inibiti dalla legge nazionale, serve un fronte contro l'antenna 5G di via Gravina. Da Sellata a Viggiano impianti sciistici pieni dopo la prima neve dell'anno, in tanti arrivati in Basilicata ieri da fuori regione. Il taglio alto è tutto dedicato alla pagina sportiva, a partire dal calcio di Serie C con il KO imprevisto del Potenza. Monopoli, la sconfitta che non ti aspetti, Potenza troppo impreciso e punito da un tiro dell'ex Viteritti che interrompe la striscia positiva e l'imbattibilità che si ferma a 504 minuti. In Serie D invece il Matera fa festa, battuta la Paganese, Rotonda invece sconfitto al Di Sanzo. Per quanto riguarda il calcio regionale, in eccellenza il Francavilla cade 1-0 in casa contro il Lavello, ma il San Cataldo viene fermato dalla neve. In promozione invece il Melfi viaggia ad alto ritmo, intanto l'Avigliano sale al secondo posto. Ci spostiamo alle pagine interne della Nuova del Sud, a pagina 3 l'approfondimento relativo alla notizia di apertura con la politica. Prosegue la litania dei forzisti sul Bardi bis e Cirielli sbotta: serve umiltà nel confronto. Per quanto riguarda le regionali, centrodestra nel caos, da Potenza il vice ministro avverte gli alleati: c'è chi farebbe meglio di lui il presidente. La replica di Taddei: incomprensibili le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia. Noi restiamo alla politica perché continua il dialogo con i territori del candidato di Basilicata Casa Comune Angelo Chiorazzo, che nella sua Senise ha acceso i riflettori sulla risorsa acqua. Appello dell'imprenditore ai giovani, alle forze moderate e progressiste, alla coesione per costruire un'alternativa al governo attuale. Sentiamo Lucia Pietrafesa.
Prosegue in regione il dialogo con i cittadini del candidato alla presidenza della regione Basilicata Angelo Chiorazzo di Basilicata Casa Comune, che dopo gli incontri a Potenza e Matera ha incontrato la comunità di Senise, paese di origine di Chiorazzo. E anche in questa occasione numerosi hanno preso parte all'evento, con al centro la risorsa acqua, un tema quanto mai sentito nel senisese per la presenza della diga in terra battuta più grande d'Europa. Basilicata limpida per una gestione chiara dell'acqua, il titolo del confronto che a Senise ha fatto leva sul contributo di importanti interlocutori, tra cui il lucano Marco Arcieri, presidente della Commissione Internazionale Irrigazione e Drenaggio, primo italiano a guidare questa importante organizzazione. Riflettori sulla necessità di nuovi investimenti per la manutenzione e l'ammodernamento degli invasi presenti in regione, a garanzia della corretta distribuzione. Affrontate e approfondita la questione governance della risorsa idrica da parte dei territori che dispongono di questa importante ricchezza, come nel caso della Basilicata, gestione a quanto pare già compromessa con la recente nascita di Acque del Sud, organismo controllato dallo Stato. Per quello che è la nostra storia, per quello che è la storia non solo della regione Basilicata ma del nostro paese, la considerazione deve essere che l'acqua è un bene comune, è un bene di tutti, quindi va anche bene probabilmente aprirsi a delle forme di privatizzazione, purché il controllo, come succede in altre anche municipalizzate, penso ad Acea, penso ad H2O, sia saldamente nelle mani del pubblico. Ho voluto iniziare dall'acqua perché è la risorsa più importante della nostra terra. Ho ricordato che c'è stata uno dei momenti più alti della nostra storia, della storia di questa comunità, ed è importante che quello che sta accadendo in questo momento, cioè lo scippo della risorsa più importante che abbiamo ai Lucani e a questo territorio in particolare, non può passare sotto silenzio. Sarà una battaglia che noi porteremo avanti quotidianamente, perché l'acqua deve essere pubblica e l'acqua è la risorsa più importante di questo secolo, va tutelata e va assolutamente valorizzata per il territorio. Non sono mancate le priorità poste in agenda da Chiorazzo, a partire dagli investimenti delle risorse del PNRR alla sanità, all'occupazione e allo spopolamento. È necessario invertire la rotta ascoltando i territori e promuovendo nuove opportunità di crescita. Io sono sempre dell'opinione che i bacini artificiali presenti in Basilicata non sono dei serbatoi di accumulo soltanto per dare una risposta dal punto di vista dell'utilizzazione dell'acqua, ma possono essere invece una grande opportunità di volano di sviluppo in chiave sportiva e turistica. Bisogna ripartire da Senise per quanto riguarda la questione acqua in generale, in un momento che le variazioni climatiche danno un'urgenza a questo problema, l'acqua si deve dare, ma i territori devono essere anche ricompensati col giusto e meritorio, diciamo, ristoro in senso produttivo, non in senso assistenziale. Poi l'appello di Chiorazzo ai giovani, alle forze moderate e progressiste, alla coesione per costruire un'alternativa al governo attuale. All'ex governatore lucano Marcello Pittella e al suo partito rinnovato l'invito ad entrare a far parte della coalizione superando le indecisioni. Marcello Pittella in questa zona è conosciuto, è rispettato, è voluto bene, ha fatto anche la storia di questa area, e vedere Marcello Pittella che può considerare anche la possibilità di andare a destra credo che sia un'offesa alla sua storia personale. A pagina 5 della Nuova del Sud l'approfondimento relativo all'incontro di Senise: non cederò la Basilicata a chi non disdegna la destra e non sa da quale parte stare. Chiorazzo riceve l'abbraccio di Senise e lancia messaggi a quanti stanno provando ad ostacolare la sua candidatura a governatore: ad oggi ci sono solo io, vado avanti contro il bonus acqua per colpa del centrodestra, rinunciamo a centinaia di posti di lavoro che Eni e Shell si erano obbligate a creare nei settori no oil. Ci spostiamo a pagina 2 con il consueto punto di vista di
Nino Grasso, che oggi si occupa dell'assessore regionale alla salute Fanelli, le comparsate di Fanelli e l'inopportuno corso manageriale per il suo collaboratore. L'assessore regionale è stato contestato a Matera in occasione dell'inaugurazione di un punto sanità chiuso 4 anni fa, mentre veniva alla luce un presunto atto di favore nei confronti del suo segretario particolare ammesso ad un corso di formazione manageriale tenuto dal San Carlo di Potenza. E nelle stesse ore Bardi, Sileo e Latronico, con un'azione tenace, inauguravano a Potenza i 33 bus FAL acquistati con i soldi della Regione. Andiamo ora a pagina 4 con la cronaca. Accusa un malore al volante dopo la messa, auto fuori strada, morto il parroco di Marsico Vetere. Valdagri in lutto per la scomparsa prematura di Don Antonio Petrone, aveva soltanto 58 anni. Si stava dirigendo a Paternò per un'altra celebrazione, i funerali si terranno questa mattina nella sua tramutola. Ieri un altro incidente nel Potentino a Tolve, all'altezza della discesa di Pazzano, un uomo è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. In più c'è stato un altro incidente ieri sera lungo la Potenza Melfi all'altezza dell'uscita di Filiano, un'auto è sbandata finendo fuori strada, 2 i feriti trasportati all'ospedale San Carlo, di cui 1 in codice rosso. E poi c'è il giallo di Castelgrande, anziano trovato morto in piscina, era ospite della casa di cura, il corpo ritrovato della protezione civile, il 71enne si sarebbe allontanato dalla struttura per fare una passeggiata nel centro sportivo distante poche centinaia di metri, ma sarebbe scivolato in acqua per cause ancora in corso di accertamento. Ci spostiamo a pagina 6 con le notizie da Potenza e provincia. In primo piano il turismo, perché ieri è stata una giornata molto positiva per gli impianti sciistici del Potentino, da Sellata Pierfone a Viggiano, impianti sciistici presi d'assalto, buone le presenze da fuori regione dopo la prima neve dell'anno che è caduta copiosamente sui monti del Potentino nella giornata di sabato. Noi ora invece ci spostiamo a Matera con il fronte del no all'antenna 5G in via Gravina. Si è tenuto un consiglio comunale aperto con le associazioni ambientaliste e l'ARPAB. Lavori sospesi, ma la società telefonica ha fatto ricorso al TAR. Appello del primo cittadino Bernardi ad Anci ai parlamentari lucani, come ci spiega Michelangelo Russo. A Matera tiene testa la questione legata all'installazione di via Gravina di un'antenna 5G della telefonia mobile. L'amministrazione comunale, in attesa delle valutazioni affidate all'ARPAB, ha sospeso i cantieri, ma la compagnia telefonica esecutrice ha fatto ricorso al TAR e le nuove disposizioni nazionali potrebbero dargli ragione. L'argomento è stato al centro del dibattito aperto nella recente seduta del Consiglio Comunale, alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei comitati civici e Legambiente, nonché i tecnici dell'ARPAB. Da parte di questi ultimi è stato spiegato come, in presenza di una dichiarazione di conformità da parte della società, il monitoraggio prevede verifiche successive all'abilitazione dell'impianto, con la conseguente prescrizione a rientrare nei limiti ove vi siano sforamenti. Ma con l'innalzamento delle soglie di esposizione stabilite nella normativa nazionale ci sarebbe a questo punto ben poco da fare per l'amministrazione comunale di Matera. Di qui l'appello del sindaco Domenico Bernardi all'Anci e ai parlamentari lucani affinché si apra un fronte comune che contrasti i contenuti dell'articolo 8 della legge 36, ripristinando la possibilità da parte dei sindaci di introdurre limitazioni all'installazione di nuove antenne nei centri urbani. Non è tutto perduto, ci sarebbe infatti una recente sentenza della giustizia amministrativa di Lecce, non ancora appellata, che per un caso analogo con un cambiamento giurisprudenziale ha confermato la necessità del titolo edilizio in presenza di impianti di grandi dimensioni. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva del lunedì, partiamo dal calcio di Serie C e l'ex Viteriti ad interrompere il buon momento del Potenza. I rossoblù cadono a Monopoli dopo 90 minuti con troppe imprecisioni. Vediamo.
Il Monopoli in crisi di risultati è in fase di rifondazione, il Potenza nel momento migliore della stagione con una striscia positiva molto incoraggiante. Il match del Veneziani sembra essere la trappola perfetta, in cui i rossoblù cadono in maniera inopinata alla vigilia di un calendario molto complicato per i lucani. Il gol che decide il match arriva nell'unico tiro in porta del Monopoli, una punizione regalata da Armini, un pallone messo in mezzo e rinviato corto, l'ex Viteritti che di prima intenzione trova la stoccata decisiva e una deviazione che impedisce l'intervento ad Alastra, la cui imbattibilità si ferma a 504 minuti. Il primo tempo non ha sussulti, nella ripresa i rossoblù partono forte, cross di Saporiti sul secondo palo, Pace si fa trovare pronto ma sbaglia l'impatto con la sfera. Massimo sforzo del Potenza che trova una bella combinazione con Caturana e Schiattarella. Il tiro del regista si stampa sul palo. L'errore di Gagliano è fuori dal normale. I lucani provano a sfruttare anche i calci piazzati. Corner di Schiattarella, sbraga, sbuca sul secondo palo. La deviazione c'è ma Gelmi ci arriva facile. Bella verticalizzazione di Schiattarella, Maisto arriva sul fondo, palla messa indietro, Caturano va di sinistro, Ferrini lo mura. Il Potenza mette tanti palloni nel mezzo, Gelmi in uscita evita pericoli. Ultimo sussulto al 96esimo, Saporiti trova un varco nella mischia, prova un assist con l'esterno ma Gelmi impone la sua fisicità e mette la parola fine sul match. Il triplice fischio del direttore di gara lascia un enorme senso di incompiutezza, Potenza KO con l'unico tiro degli avversari che vale anche il primo KO dell'era Marchionni. Ed ora il riepilogo della giornata con risultati e classifica della Girone C di Serie C. I risultati della 22esima giornata del campionato di Serie C, Girone C, Brindisi, Cerignola 1-1, Crotone, Virtus, Francavilla 1-1, Foggia, Avellino 1-3, Juve Stabia, Giuliano 0-0, Latina, Monterosi 1-0, Messina, Taranto 1-0, Monopoli, Potenza 1-0, Picerno, Catania rinviata per neve, Sorrento, Turris 2-1. In classifica Juve Stabia al comando con 45 punti, a seguire l'Avellino 41, Crotone 39, Picerno e Casertana 38, Taranto 37, Benevento 36, Cerignola e Sorrento 32, Latina 30, Potenza e Giuliano 29, Catania 28, Messina e Foggia 25, Monopoli 22, Turris 20, Virtus Francavilla 18, Brindisi 15, Monterosi 14. Ed ora passiamo alla Serie D dove sorride il Matera che batte la Paganese di Misura e sale al quinto posto. Mokulu colpisce ancora, secondo gol consecutivo della punta congolese che ha deciso gli ultimi due match. Sconfitta invece per il Rotonda che cede in casa al Martina per 1-0. Rotonda punito da Palermo, il Martina passa al Disanzo con una rete del figlio d'arte. Terzo KO di fila per la formazione di mister Pagana. Anche in questo caso andiamo a vedere il riepilogo della giornata con risultati e classifica del girone H di Serie D. I risultati della 20esima giornata del girone H di Serie D. Bitonto Santa Maria Cilento 2-0, Fideli Sandria Casarano 3-1, Gallipoli Barletta 1-0, Gerbison Angri 2-0, Manfredonia Fasano 0-1, Matera Paganese 1-0, Nardò Gravina 1-0, Palmese Altamura 2-2, Rotonda Martina 0-1. La classifica: Altamura al comando con 42 punti, a seguire Nardò 40, Martina 37, Fideli Sandria, Matera e Casarano 34, Paganese 29, Fasano 28, Gelbison 26, Manfredonia 24, Rotonda 23, Barletta e Angri 22, Gravina e Santa Maria Cilento 19, Palmese, Bitonto e Gallipoli 18 punti. E siamo al calcio regionale, andiamo a vedere risultati e classifica dei campionati di eccellenza e promozione. I risultati della 18esima giornata del campionato di eccellenza: Angelo Cristofaro Sant'Arcangiolese 1-1, Ferrandina Auraziana Venosa 0-1, Francavilla Lavello 0-1, Paternicum Città dei Sassi 1-2, Policoro Vultur 1-1, Pomarico Tricarico 0-1, Brienza Marconi, San Cataldo Moliterno rinviate. In classifica Francavilla al comando con 43 punti, seguono San Cataldo e Città dei Sassi 38, Lavello 37, Marconia 29, Pomarico 27, Ferrandina e Oraziana Venosa 23, Sant'Arcangiolese 21, Angelo Cristofaro e Tricarico 20, Vultur 19, Paternicum 18, Brienza 13, Moliterno e Policoro 11.
I risultati della 18ª giornata del campionato di promozione. Atletico Montalbano Real Chiaromonte 6-0, Corleto Perticaratella 1-1, Melfi Scanzano 1-0, Soccer Lago Negro Avigliano 0-2, Viggiano Marmo Platano 0-2, non disputate per neve, Pietra Galla Maratea, Viribus Miglionico, turno di riposo per l'Alicos Tolve. La classifica, Melfi al comando con 44 punti, a seguire Lico Stolve ed Avigliano 36, Lago Negro 31, Pietragalla 30, Montalbano 29, Viggiano 24, Marmoplatano 21, Scanzano 19, Corleto 18, Miglionico 17, Maratea 14, Viribus Potenza 10, Atella 9, Real Chiaromonte 4. Ed ora passiamo alla prima pagina del quotidiano del Sud, edizione Basilicata. In apertura la politica, Bardi attaccato dai meloniani, Tajani, altri nomi non ci sono, il centrodestra si spacca sulla Basilicata, nel centrosinistra sostegno a Chiorazzo dal sindaco Troiano, basta guerre, affidiamoci a lui. Per quanto riguarda la viabilità, la Matera Santeramo, l'incompiuta ferma da 5 anni. Invece a Potenza, gru da smontare, così cambierà la viabilità a Montereale. Per quanto riguarda l'Unibus, invece la costruzione dalle macerie, ben 5 i tentativi falliti tra dichiarazioni, progetti di legge e uno studio della regione. A Marsico Vetere, malore mentre guida, Don Petrone muore dopo la messa. E poi l'ampia pagina sportiva del lunedì, Potenza un passo indietro e un pari mancato, una sconfitta amara contro il Monopoli. In Serie D, Moculù spinge il Matera al quarto posto. Per quanto riguarda invece il Picerno, in campo in attesa del recupero dopo il rinvio della sfida originariamente prevista per sabato pomeriggio contro il Catania al Curcio, rinviata a causa della neve caduta proprio 2 giorni fa sulla Basilicata. Noi prima di passare alla rassegna stampa, a proposito di condizioni meteo, andiamo a vedere le previsioni del tempo. Buona giornata da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di lunedì, quando possiamo notare il bel tempo sul Mediterraneo centrale, ma questa perturbazione in giornata sulla Francia e la Svizzera. Proprio entro la serata lambirà il centro-nord Italia e si muoverà rapidamente verso i Balcani. Subito comunque da martedì questo campo anticiclonico sulla Spagna tornerà a interessare l'Italia. Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, poi dalla serata questo fronte nuvoloso oltre Alpe raggiungerà parte del centro-nord con nuvolosità irregolari. Guardiamo le precipitazioni perché appunto inizialmente clima asciutto, ma la perturbazione rapidamente dall'Inghilterra e dalla Francia raggiungerà parte del centro-nord a fine giornata, con piogge più probabili su Liguria, Toscana, ma poi anche parte delle regioni centrali in nottata. Ecco quindi in sintesi la bella giornata di sole, ma con nuvole e qualche precipitazione in serata sull'Alto Tirreno, Emilia-Romagna, neve sulle Alpi più settentrionali, in nottata qualche sporadica pioggia sulle regioni centrali. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trabimeteo, visitando articoli sul nostro sito web. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli coperti con qualche fiocco di neve. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Rassegna stampa nazionale che parte con la prima pagina di Repubblica, dove troviamo in primo piano i temi del lavoro, il costo della crisi. Sono più di 300.000 le famiglie dei lavoratori coinvolti nei piani di ristrutturazione aziendale sparsi in tutta Italia. Scendono da 1 milione a poco più di 500.000 i percettori dell'assegno di inclusione, il nuovo reddito di cittadinanza. Le parole di Landini della CGIL, no a gabbie salariali, serve una politica industriale. Ci spostiamo al Corriere della Sera, dove troviamo invece
In apertura gli scenari internazionali, Mar Rosso, l'Italia si schiera, missione difensiva con Francia e Germania, Netanyahu sotto assedio anche a casa. All'Unione Europea il documento dei tre paesi per proteggere le navi, scoperto il tunnel prigione dei bambini in ostaggio. Ci spostiamo alla prima pagina del Messaggero, qui in primo piano si parla di sanità, un bonus alle regioni, il nuovo piano di riparto dei fondi, premiati i governatori che centrano gli obiettivi. L'Istat dice che i decessi sono in calo, nel 2023 sono tornati ai livelli pre-Covid, c'è l'effetto anche sulla crisi demografica. E c'è poi quest'altra notizia che riguarda il riscatto della laurea più salato, ogni anno costa oltre 6.000 euro, scatta l'adeguamento dell'INPS all'inflazione per anticipare la pensione, un rincaro del 5,7%. I temi economici come sempre in primo piano sul Sole 24 Ore, si parla soprattutto di immobili e dei mutui sulla prima casa, garanzia decisiva per giovani e famiglie, il 20% dei prestiti chiuso grazie all'aiuto statale, 225.000 stipule dal 2021, poche offerte in banca, la manovra allarga la platea. Chiudiamo la rassegna stampa nazionale con la prima pagina della Gazzetta dello Sport, in apertura il posticipo di Serie A di ieri sera tra Lecce e Juventus, testa al bacio Vlahovic e Show, sorpasso momentaneo della Juve in classifica all'Inter, un'altra doppietta del serbo, Lecce travolto e più uno con Allegri che dice nulla è impossibile, Inter che non ha giocato perché impegnata in Supercoppa Italiana, stasera a Riad alle 20 la finale contro il Napoli, all'Inter serve la super risposta. Per quanto riguarda invece il tennis, Sinner da Slam, percorso netto fino ad ora all'Australian Open per il tennista italiano, atteso ora dai quarti di finale contro il russo Rublev. E così siamo giunti alla fine dell'appuntamento del lunedì con Prima Notizia, lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo il prossimo appuntamento informativo sulla Nuova TV alle 13.50 con la prima edizione della Nuova TG. Da parte mia per il momento è davvero tutto. Grazie come sempre per essere stati con noi. A tutti voi l'augurio di una serena giornata. Grazie.